Ben ritrovati all'Appetito Vien Leggendo. Come vedete ci troviamo sul lago, il lago di Mergozzo, ma ora partiamo subito per la montagna. In particolare andiamo a Santa Maria Maggiore per il Festival Sentieri e Pensieri, giunto all'undicesima edizione, una manifestazione che è cresciuta di anno in anno con la direzione artistica di Bruno Gambarotta e l'organizzazione del Comune di Santa Maria Maggiore. All'apertura quest'anno ben 600 spettatori hanno assistito alla presentazione del libro di Carmen La Sorella, volto notissimo come giornalista televisiva, ma ora passata anche alla narrativa, ha presentato il suo libro Vera e gli schiavi del terzo millennio. Qual è stato il passaggio dal giornalismo alla narrativa? Non c'è il passaggio, perché io continuo ad amare il mio mestiere e naturalmente in tutte le occasioni in cui posso continuo a fare il mio mestiere. Per il resto la narrativa, se Dio vuole, pare che venga benino, mi piace molto, mi diverto molto e siccome in questo momento motivi di divertimento e di piacere non è che ce ne siano poi tanti, è una cosa che continuerò. Il tema trattato in questo libro è quello delle migrazioni, soprattutto dello sfruttamento dei migranti, della tratta dei migranti. Come mai ho scelto questo tema e quanto il giornalismo si occupa ancora dei più deboli oggi? Se ne occupa abbastanza poco, io ho scelto di cominciare dagli ultimi, perché per evidenti ragioni, in fondo ecco in questo ci vogliamo, c'è il mio mestiere, per cui mi veniva spontaneo dare voce a chi non ce l'ha. Con Il mio nome è Due di Picche, Sandra Bonzi ci ha regalato un altro giallo che ha per protagonista la sua giornalista Elena Donati, un libro in cui si sorride, ci si diverte, ma che fa anche riflettere. La tua protagonista è una giornalista, una donna che non si arrende mai nonostante tutte le difficoltà della vita. Che ci prova, che oppure cerca o vede, scopre che le difficoltà possono anche diventare delle opportunità. Oddio, poi essendo dei gialli un po' sopra le righe, diciamo che l'opportunità la prima volta è rappresentata da due trolli con un cadavere fatto a pezzi, la seconda volta con una serie, insomma non è detto che poi nella vita questa sia la soluzione migliore, però diciamo che nella vita di Elena Donati questo è quello che accade. È quello che accade nella sua vita e nella sua vita ci sono tantissimi personaggi, anche da una famiglia particolarissima, a cominciare dai suoi genitori, poi ha due figli che... di cui seguiamo anche la storia, no? Nei tuoi due libri, in quest'ultimo romanzo, dopo il nido vuoto, adesso c'è la sindrome del nido tornano. Troppo pieno, tornano. Eh sì, perché i ragazzi adesso, mentre una volta si andava via di casa quando ci si sposava, adesso si va un po' per studiare, però poi si torna e ogni volta che si fa l'anno all'estero, o perché si fa Erasmus, eccetera, o perché si va a studiare all'estero d'estate, e ogni volta tornano, con le amicizie che si sono create lì, quindi questa casa diventa un ostello della gioventù, ecco, e Elena si domanda, comincia a domandarsi quale fosse la situazione migliore, vedremo, scopriremo. Promette di non rimpiangere più quando Promette, i figli se ne andranno finalmente. Ecco, e Elena indaga con un suo collega, indaga con un magistrato, indaga anche con l'aiuto della mamma e delle sue amiche. L'aiuto è una parola grossa, della madre e delle sue amiche, perché sono tre vecchiette incontenibili. Ora, è vero che le ho descritte un po' come dei personaggi macchiettistiche per certi versi, ma è vero anche che gli anziani oggi, ottantenni oggi, sono delle forze della natura, per cui non so se ho esagerato tanto, ma no. Fanno un sacco di guai, poi sono appassionate di serie crime, per cui sono convinte di trovare sempre dietro l'angolo un mistero, un assassino, eccetera, eccetera. Molte volte ci pigliano, poi però insomma fa un po' dei casini. Ecco, diciamo Elena capitano appunto questi delitti, si trova a indagare, sì. Cose che magari nella vita di tutti i giorni appunto non succedono, però è anche una donna. Per fortuna. No, adesso, io non vorrei. Dipende, da giornalista. Sì, no, non però lo so. Dai. Non lo so, insomma, magari possono capitare delle altre cose. Certo, però, meno cruente, ma in ogni caso è anche una donna molto vera, no? Perché quello che mi ha colpito è che tu non hai paura di raccontare una donna che si trova ad avere a che fare con un corpo che cambia, con l'età, con le insicurezze che purtroppo fanno parte dell'essere donna a ogni età della vita. Come mai hai deciso di raccontarla così?
Perché è così che mi veniva voglia. Io avevo voglia di dire delle cose, di raccontare le donne di oggi e un certo tipo di donna, cioè una donna che affronta un momento di passaggio, che è passaggio da tanti punti di vista, di età e quindi fisica, ma anche problemi, no? Cambiamenti fisici, ma cambiamenti anche all'interno della propria vita, perché effettivamente i figli che diventano grandi e cambiano la geografia familiare e quindi anche i rapporti all'interno del nucleo familiare. In più è una fase d'età in cui si trova un po' stretta a panino, perché da una parte appunto a questi genitori ottantenni che fanno uno per un verso, uno per l'altro, comunque fanno un po' di casini, e dall'altra dei figli che sono grandi ma non grandissimi. Quindi se l'hai trovata vera e riconoscibile, sono molto contenta, perché questo era l'obiettivo. Credo di sì, e credo che ci voglia anche del coraggio per raccontare. Dici, no? Parlare di menopausa, no? È un termine quasi tabù nella nostra... Però è ora di finirla, perché certo. È un tema, nel senso certo. Che oltretutto di menopausa si parla con toni apocalittici, cioè la morte civile, cioè finita, oppure come una MILF, cioè o sei una MILF o sei una morta, una strana via di mezzo non c'è. Quindi insomma avevo voglia di raccontarle queste cose, di provare a parlarne. E lo fai con questa tua incredibile verve, ironia, no? E credo che questo aiuti anche molto. Beh, oddio, l'ironia aiuta sempre, anche nei momenti peggiori, riuscire a vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto è sempre una fortuna, no? Quindi. Assolutamente. Ecco, noi vogliamo però leggere soprattutto la prossima storia di Elena. Calma, ragazzi. No, ci sto lavorando. Un buon posto in cui fermarsi è il nuovo bestseller dello scrittore Matteo Bussola, amatissimo dai lettori, che a Santa Maria Maggiore ha presentato anche un romanzo dedicato ai ragazzi. Lo ha incontrato per noi Marco De Ambrosis. Matteo Bussola, fumettista, scrittore e conduttore radiofonico, presente a Santa Maria Maggiore in Valle Vigezzo come ospite di Sentieri e Pensieri, presente per presentare due suoi nuovi libri. Iniziamo dal primo, un titolo secco, si chiama Mezza Mela. Mezza Mela, un titolo che vuol dire tutto? Ma Mezza Mela è un testo sull'educazione sentimentale, è la storia di due preadolescenti che scoprono di piacersi e scoprono in realtà di essere entrambi vittime delle stesse paure, delle stesse insicurezze. Entrambi vivono in perfetto equilibrio tra il desiderio di essere amati e la paura di essere feriti. E attraverso questa narrazione a due voci scoprono entrambi che in realtà la soluzione di questa loro impasse consiste sostanzialmente nello smettere di proteggersi. Ecco, quindi nel permettere all'amore di essere tirati fuori da loro stessi. Il termine mezzamela in realtà ha a che fare proprio con questo, cioè contraddicendo l'archetipo platonico che vede l'amore come il completamento di due anime, la congiunzione di due metà. In realtà, ecco, l'amore arriva nelle vite di Viola e di Marco invece per spaccarli a metà, e in questo modo permette a loro di far uscire fuori di loro una parte che prima viveva nascosta e di entrare in profonda comunicazione ed empatia con l'altro. Perché prima siamo interi e quindi è l'amore che ci spezza? Ma non l'ho detta io questa cosa, in realtà prima di me l'ha detta Philip Roth in un bellissimo libro che si chiama L'animale morente. Sì, io credo come lui che l'amore sia una forza che arriva nelle nostre vite proprio per tirarci fuori dalla nostra corazza, dal nostro perimetro, per farci andare incontro all'altro. Possiamo chiamarlo essere spezzati, possiamo chiamarlo essere feriti, possiamo chiamarlo essere messi alla prova, possiamo chiamarlo essere fragili, ma si tratta di questo. La seconda fatica invece è un buon posto in cui fermarsi. In questo caso si affronta un tema particolare, forse poco toccato in generale, e si parla della fragilità maschile. Sì, mi sembra che sia un'attitudine, un sentimento, una qualità che è poco percorsa ultimamente, soprattutto in questi tempi in cui legittimamente, in maniera sacrosanta e benedetta, c'è tanta attenzione al femminile.
Ma un tema di cui si parla poco per l'appunto è la fragilità maschile, proprio perché anche gli uomini e i maschi vivono ancora di stereotipi, no? L'uomo sicuro di sé, l'uomo forte, l'uomo deciso, l'uomo coraggioso. E in realtà là fuori nel mondo c'è pieno di uomini fragili, spaesati, pieni di dubbi, e i 15 protagonisti di questo romanzo fragili hanno il coraggio di esserlo fino in fondo, fino ad arrivare a scoprire in questa loro fragilità quasi una forma di opportunità, addirittura quasi un'inattesa felicità. Ciascuno di loro viene messo alla prova, si trova di fronte ad un bivio della vita, ad una difficoltà, ad una scelta decisiva, e l'affronta a suo modo. Un'affermazione: cosa fa di un uomo non mantenere la promessa? Spieghiamo meglio cosa significa. Ma allora, questa è una provocazione che c'è proprio in apertura del libro. Un vero uomo è colui che non mantiene le promesse. In che senso? Nel senso che credo che proprio per questo ingombrante maschile la parte più difficile sia quella di disattendere le aspettative, di sottrarsi allo stereotipo, di riuscire ad essere noi stessi in un mondo che ci vorrebbe in un altro modo. Quindi forse la questione più difficile è riuscire a tradire le aspettative degli altri pur di non tradire la nostra radice, quello che veramente siamo. E riguardo proprio alle aspettative, parliamo del rapporto classico, questo invece è proprio un classico, il rapporto genitori-figli. Tante volte i genitori hanno delle aspettative sui figli, ma i figli non sono tenuti a dare comunque queste aspettative, a rimarcarle nei confronti dei loro genitori. No, il rapporto genitori-figli purtroppo da questo punto di vista è uno fra i rapporti più inquinati dalle aspettative, proprio perché i genitori per loro stessa natura immaginano i loro figli addirittura prima della nascita, li immaginano in un modo, rintracciano similitudini, tracciano somiglianze, si augurano per loro futuri possibili, carriere probabili, e in realtà i nostri figli vengono nel mondo proprio per insegnarci la lezione più importante, cioè che amare davvero qualcuno vuol dire proprio amare la sua profonda diversità, il suo essere altro da noi, perché è facile amare i figli quando fanno tutte le cose giuste, quando ci corrispondono, quando sono come li abbiamo immaginati, quando si comportano bene. È più difficile amarli quando falliscono, quando cadono, quando perdono, quando con ogni fibra del loro essere ci stanno dicendo che non sono noi. I figli quindi hanno un compito diverso che rispetto a quello di piacere a noi genitori. Ma direi di sì, anzi il loro compito è proprio quello di metterci alla prova e di insegnarci che l'amore non è amare qualcuno quando ti piace, ma è amare qualcuno soprattutto quando ti mette in difficoltà. Ultima domanda che di solito non piace agli scrittori, ma io la provo a fare lo stesso. Vuole qualcosa in pentola? Il mutuo. A livello letterario niente? No, a livello letterario il mutuo è la mia più grande fonte di ispirazione. Quindi sì, sto lavorando a qualcosa, ma come si dice in questi casi è assolutamente troppo presto per parlarne. E questa puntata dell'Appetito Vien Leggendo termina qui. Grazie per averci seguito, ci vediamo alla prossima e buona lettura.